Ah, che bello amici, ci voleva una serata così. Finalmente, dopo tutte queste tristezze di questo anno, 2-0 all'Inter. Ma quanto abbiamo goduto, ma quanto abbiamo goduto. Guarda, una serata così merita un abbigliamento di gala, di gala. Quindi via la maglia sociale, camicia bianca e cravatta bianco-nera. Un primo tempo che aspettavamo solo di prendere il gol e se ne sono mangiati un paio clamorosi. Poi il secondo tempo, quando ci stavamo scrivendo sulla chat degli Juventini che con quegli 11 in campo sarebbe stato impossibile anche pensare di far gol, tac, via, 1-0, 2-0. Soprassiedo sull'annullamento del gol ed il 2-0 a chiudere. L'Inter è scomparsa dal campo dopo il primo tempo e il primo tempo una squadra importante gli ci massacrava perché eravamo intimoritissimi, chiusi. Poi la partita si è stoppata ed è venuta fuori una bella Juve, non bella come gioco, perché di gioco non ce n'è, non se ne vede, ma come cazzimma, come dicono a Napoli, come impegno, tutta la squadra che si aiutano l'un l'altro e si impegnano al 110%, perché almeno questo vogliamo noi tifosi della Juve. Abbiamo capito che probabilmente un gran gioco, non, il gioco, non dico gran gioco, il gioco non lo vedremo mai quest'anno, probabilmente. Ma vogliamo vedere giocatori che si impegnano allo spasimo, come è stato stasera, come è stato stasera. Anche stasera in gol, in campo i due giovani, Miretti e Fagioli, Fagioli ha anche segnato, io continuo a chiedermi com'è possibile che abbiamo dovuto avere 12 infortunati per poter mettere in campo Fagioli. Questo Allegri lo deve spiegare perché è veramente inspiegabile. Stasera migliore in campo, Kostić ha fatto due assist, bravissimo, ha spaccato la partita, ma migliore in campo Rabiot. Io lo dico da tempo, questa Juve qui è Rabiot dipendente, che fa un po' ridere dirlo, ma la storia è questa. Oltre ad aver segnato, ha contrastato tutti a centrocampo, ha interrotto mille azioni e fatto partire tutte le ripartenze, scusate l'allitterazione, che ha fatto la Juve. Grandissima partita di Rabiot, grandissima partita di Kostić e grandissima partita di Bremer appena rientrato. Sono stato insieme ad altri come Danilo, Cuadrado, hanno fatto Locatelli, hanno fatto tutti loro, ma questi tre, Rabiot, Kostić e Bremer, sono stati qualcosa di più. Un po' più timidi i due ragazzi, Miretti e Fagioli, poi Fagioli alla fine è venuto fuori anche col gol, quindi benissimo anche per loro. Si è rivisto Chiesa, si è rivisto Di Maria. Vi ricordate cosa avevo detto quando si è fatto male Di Maria? State tranquilli, rientra una settimana prima del mondiale, due partite, farà due partite in ciabatte, piano piano e va al mondiale. Per me può anche andare a fanculo tranquillamente quando ritorna. Detto questo, siamo a 2 punti dal quarto posto, abbiamo messo dietro l'Inter, mi pare che abbiamo agganciato la stratosferica Roma di Mourinho e per questo disastro di anno che abbiamo affrontato fino adesso, tutto sommato essere ancora in corsa almeno per i posti Champions. È già tanto, è già tanto. Con le Paris Saint-Germain avevamo visto un germoglio, ma era un germoglio che se guardavi la partita con onestà capivi che loro giocavano in infradito e quando si mettevano le scarpe segnavano.
Stasera si è vista una Juve vera e questa vittoria è importantissima, non tanto per i 3 punti, ma per l'autostima, perché questa è una squadra che ha un bisogno incredibile, un bisogno enorme di accrescere la propria autostima, soprattutto finché non saranno abili e arruolati i giocatori di carisma, quindi Chiesa, Pogba, è la solita filastrocca che abbiamo sentito per mesi. In mancanza di questi, o con questi ancora sulla fase del recupero, questa squadra ha bisogno di autostima. E l'autostima viene con queste vittorie e viene dalla sfrontatezza di questi ragazzi che devono giocare. Devono giocare. Grazie amici, è stata una bellissima serata. Adesso andiamo a toglierci la cravatta, la camicia e rimettere il pigiama. Buonanotte, salutatemi gli amici interisti.